Siamo qui ad Obiettivo Toscana con Enrica Cappelli, coordinatrice delle polizie locali della CISL Toscana. Oggi parleremo di degrado, di sicurezza delle nostre città. Lei è una che ogni giorno è sul territorio, sì. Poi ci spiegherà anche il suo lavoro. Ecco, diciamo l'impressione che abbiamo ogni giorno nelle nostre città, in tutta la Toscana, lei si occupa in particolare di Prato, è quella che il degrado stia aumentando, la sicurezza stia diminuendo. Ecco, che cosa sta accadendo? Allora, sta accadendo che ovviamente non si può non fare riferimento a quello che è un po' l'andamento nazionale e della società italiana in generale. È chiaro che la crisi economica più altri fenomeni che si sono seguiti in quest'ultimo decennio hanno portato chiaramente le medie e grandi città a impattare con dei fenomeni che precedentemente non erano previsti, non erano nei nostri territori. Tutto questo però ha trovato anche, come dire, un limite molto forte da parte della normativa nazionale degli ultimi 10 anni, che in qualche modo ha portato a una riduzione di quella che è la pianta organica o comunque gli organici di quelle che sono le forze dell'ordine, con ovviamente delle applicazioni normative di cui possiamo discutere, cercando in qualche modo, soprattutto dal 2008 quando uscì il pacchetto sicurezza, spostando verso gli enti comunali e il sindaco in particolare alcune funzioni relative alla pubblica sicurezza. Fu chiamata sicurezza urbana, al sindaco furono attribuite numerosi più competenze rispetto a quelle che aveva prima come ufficiale di governo, che poi furono elencate in un decreto ministeriale apposito e che in qualche modo ha spostato per varie ragioni la polizia locale, che aveva delle competenze specifiche e professionalità specifiche, verso un ambito che è più di pubblica sicurezza. Ecco, dove noi ci troviamo. Ricordiamolo, quali erano le competenze specifiche della polizia locale? Allora, la polizia locale, intanto dobbiamo fare un distinguo. All'interno della polizia locale troviamo sia la polizia municipale sia la polizia provinciale ed hanno ambiti di competenza specifici e professionali diversi. La Polizia Municipale ha un ambito, se si vuole, un pochino più ampio, perché abbraccia tutta la parte della viabilità, il pronto intervento, il controllo del territorio comunale, definito anche in materie come l'ambiente, l'edilizia, la nona che sarebbe il commercio. Abbiamo una serie di come dire, competenze specifiche di cui siamo i titolari, diciamo, no? Quindi polizia amministrativa prevalentemente. A questo segue la polizia provinciale, che non è di minore importanza e che segue materie tipo caccia, pesca o ambiente, che sono argomenti molto importanti e che vengono richiamati moltissimo in questo momento, che ha attraversato in questi ultimi 2 anni delle problematiche anche inerenti alle funzioni, perché come sappiamo è stata intrapresa questa riforma delle province che ha portato anche uno spostamento di funzioni dalla provincia alla regione e che attualmente come ente, diciamo, l'ente regionale che le rappresenta un po' tutte, dovrebbe anche riportare e ridare indirizzi politici a questi corpi di polizia. Invece siamo rimasti un po' a metà del guado. Un po' tanto a metà del guado, perché in questi ultimi 9 mesi anche la regione Toscana, che sembrava invece essere molto più avanti rispetto alle altre, è rimasta drammaticamente indietro su quelli che sono gli indirizzi proprio operativi delle polizie provinciali, cioè quali sono gli ambiti di interesse della Toscana sull'ambiente, sulla caccia e la pesca. In questo momento ancora ci abbiamo dei punti interrogativi. Molto, molto grossi interrogativi. Esatto. Mentre invece per la polizia municipale, che cosa è accaduto con questo spostamento verso la sicurezza?
Questo spostamento per la Polizia Municipale deriva soprattutto dal fatto, appunto, che si diceva che il sindaco ha, come dire, gli sono state attribuite competenze maggiori come ufficiale di governo. Sono stati creati dal 2008 questi comitati della sicurezza, dove ovviamente vi siedono tutti gli attori della pubblica sicurezza, quindi il prefetto, il questore, il sindaco, i comandanti della polizia locale. Qual è il punto che denota comunque una mancanza forse anche di competenza della situazione? Noi come Polizia Municipale siamo nominati ausiliari di PS, siamo anche agenti e ufficiali di PG, perché è chiaro che nelle materie che si diceva prima il codice penale e leggi speciali prevedono reati, no? Quindi si configurano dei reati, per cui noi siamo chiamati in prima persona a rispondere. Con questo spostamento e questa zona grigia che si è creata con la sicurezza urbana, ubriachezza, prostituzione, spaccio, che è stata un po' definita, no, all'interno di quella nella legge del 2008, come dire, sono stati dati in capo al sindaco dei poteri contingibili, urgenti, maggiori, che poi lui ovviamente in concreto applica con le ordinanze. Nonostante la Corte Costituzionale abbia detto che la sicurezza urbana rientra comunque nella pubblica sicurezza e dovrebbero essere comunque le forze dell'ordine a intervenire sulla sicurezza urbana, è chiaro, polizia, esatto, è chiaro che il sindaco come corpo di riferimento ha la Polizia Municipale, quindi è chiaro che in questi tavoli si è sviluppata, diciamo così, una competenza impropria ed è stata attribuita alle polizie municipali. Che cosa chiedono oggi gli agenti e gli operatori? Una definizione, perché a questo spostamento da competenze specifiche che avevamo alla pubblica sicurezza non si è contemporaneamente passati a un'attribuzione e riconoscimento di tutele. Ma ci sono state tolte. Noi avevamo, come hanno i carabinieri e i poliziotti, la causa di servizio e l'equo indennizzo che dal 2011 il governo Monti ci ha tolto. Per cui a parità di interventi, pensiamo a uno degli eventi che sono successi a Prato. Appunto, l'aggressione. Pensiamo all'aggressione, poniamo che il collega avesse ricevuto lesioni che comportassero un'invalidità permanente, fosse successo al carabiniere, faccio per dire, avrebbe ricevuto, riconosciuta la causa di servizio e un equo indennizzo. Quindi avrebbe avuto delle coperture. Avrebbe avuto non solo delle coperture, ma lui sarebbe rimasto comunque in servizio, quindi comunque retribuito, eccetera, con il riconoscimento anche di questo equo indennizzo che sarebbe, tra virgolette, un extra. L'agente di polizia locale oggi si ritrova ad avere un infortunio normale sul lavoro che, se consegue un'inidoneità al lavoro, te entri nella malattia e se non puoi essere ricollocato all'interno dell'amministrazione, dopo 18 mesi fuoriesci. Cioè, questa è la differenza. Io faccio un intervento che è pari e uguale a qualcun altro, ma non mi viene riconosciuta la stessa tutela e non ci sono alternative, perché il contratto nostro nazionale non prevede, non ha possibilità di darti queste tutele e non ha neanche la possibilità, l'elasticità di riconoscerti anche a livello economico un disagio maggiore le funzioni. E la cosa brutta è che a parte la buona volontà degli agenti e comunque degli operatori che si ritrovano in queste situazioni, non c'è neanche una mentalità generalizzata di preparazione a certi tipi di intervento. Questo è fondamentale, preparazione e strumenti. Ecco, avete un tipo di formazione per questo oppure no? Alcuni comandi, diciamo, hanno cominciato un pochino a fare dei corsi di formazione annuali che ti, come dire, ti preparano un po' alle situazioni, però è chiaro che fare un corso 2-4 ore nell'arco di un anno non è uguale, certo, a un carabiniere, un poliziotto che fa la scuola, che viene preparato a far fronte a determinate situazioni ed è il suo lavoro, è la sua competenza poi. Certo. E gli strumenti di difesa, voi avete la pistola,
Il essendo ausiliari DPS abbiamo la pistola, sì, la pistola. In alcuni comandi come il nostro abbiamo sì l'olio al spray al peperoncino e il distanziometro. Ecco, in quali occasioni li potete usare e come li potete usare? Ecco, sulle situazioni diciamo che è chiaro che di fronte a un'aggressione si possono usare strumenti che siano però idonei all'aggressione, quindi è chiaro che se la persona ti aggredisce con un cazzotto non è che gli puoi sparare, cioè è chiaro che lo devi contenere con uno strumento come lo spray e la forza fisica, anche perché poi si incorre in situazioni spiacevoli. Quali sono, ecco, le situazioni in cui vi trovate più in difficoltà oggi e che magari dove si può arrivare anche a queste aggressioni, insomma comunque a un pericolo per voi? Le situazioni sono quelle quotidiane di ogni città, come si diceva prima, medio-grande, cioè laddove si formano sacche di microcriminalità, delinquenza, spaccio, tossici, la prostituzione e cominciano a diventare zone, seppur circoscritte, ma ampie all'interno di una città e quindi si implica ovviamente operativamente se ti ordinano di stare nella zona perché al comitato di sicurezza è stato deciso che la polizia municipale deve presidiare una zona della città, è lì che comincia il disagio, perché alla fine tu ti trovi a fare un presidio fisso e non sei a fare un presidio fisso di viabilità o di chiusura, certo, di una strada o altro. Magari ti ritrovi da solo, nel senso da solo come polizia locale, non con questura o con carabinieri, a fare un servizio per cui sei ad alto rischio. Perché? Perché comunque ti trovi in una situazione di come dire, interrompere, in qualche modo limitare delle azioni che sono di criminalità, microcriminalità. Ti trovi comunque persone che hanno un disagio loro personale, perché è chiaro, il tossico risponde alle esigenze proprie diverse da quella che è la realtà circostante. E questo è, come dire, un quotidiano e quindi il rischio di ritrovarsi in situazioni come quelle che sono successe all'inizio del mese di settembre aumentano esponenzialmente, cioè magari prima era più facile che ci fosse la pattuglia, la volante della questura, oggi è più facile trovare la pattuglia della polizia municipale. Quindi quello che dite voi non è che voi vi volete tirare indietro da questi servizi, voi volete che ci sia una garanzia per il vostro lavoro e che ci sia la formazione e gli strumenti per affrontare certe situazioni. Allora, CISL ha sempre sottolineato la competenza e la professionalità, no? Quindi la Polizia Municipale e la Polizia Provinciale hanno le loro competenze e la loro professionalità specifica. Allora, che cosa si vuol decidere di fare oggi? Si vuole che la polizia locale abbia delle competenze ulteriori e maggiori rispetto a quelle che gli sono state assegnate? Bene, allora si dà alla polizia locale la possibilità di formarsi e di essere preparati e specializzati in quello che mi chiami a fare. Alternativamente, se questo non è contemplato, diciamo, nell'indirizzo politico, allora si dice che la polizia locale rientra nei suoi ambiti di competenza, cioè si ridefinisce quella, certo, linea che oggi è molto grigia. Labile. Esatto. Benissimo, ringraziamo Enrica Cappelli di essere stata con noi e l'appuntamento è alla prossima puntata. Grazie.